Allora, non mi interessano le mie condizioni, sì, sono struccata, mi devo fare lo shampoo, ma stavo appunto per iniziare a truccarmi perché appunto stavo per girare un video, come potete vedere, dalla videocamera che appunto era pronta, no? Per il rack. Vado a sgomberare la scrivania dalle cose, insomma, della mattinata, tra cui la colazione. Dato che sono in quella fase del mese, avevo bisogno stamattina di una carica in più, quindi pane, pan bauletto e Nutella. Stavo togliendo queste cose e io non ho parole perché è successa una cosa che non mi è mai successa davvero nella mia vita, e in 28 anni me ne sono successe di cose. E io non so cosa fare adesso, cioè so cosa fare in realtà. Sono in altissimo mare, in un grande mare di me, proprio perché mi è successo questo. Io adesso girerò la camera del telefono e a voi le conclusioni. Ecco, io vorrei farvi vedere la situazione che grava su di me in questo momento. Ecco, la Nutella, cioè guardate, no, vabbè, non ho parole. La Nutella si è suicidata, ma sono stata io perché non l'avevo avvitata bene questa mattina e molto 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 stupidamente, potete insultarmi qui sotto, potete dirmi tutto ciò che volete, l'ho presa dal tappo, convinta che fosse appunto avvitato e niente, pezzi di vetro. Allora, ho fatto la diretta Instagram, che poi stamattina avevo pure pulito. E ho fatto la diretta Instagram e mi avete dato dei consigli su come procedere, su come togliere il tutto. Vabbè, a parte che toglierò sicuramente i pezzi di vetro e ok, devo munirmi di tanti, tantissimi fazzoletti, una busta, alcol, sgrassatore, tutto. E io oggi, e io pochi minuti fa stavo per fare un video che tra l'altro volevo che andasse online domani, e sarà così perché io sono molto determinata. Questa situazione di me, proprio, diciamo così, tanto il colore è quello, mi ha spiazzato. Mia suocera, il mio ragazzo non sanno niente. E non gli dirò niente, mia suocera. Lo so. Vi prego, ditemi se vi è capitata una cosa simile. So che questo video non ha senso, ma sapete che quando mi capitano queste cose veramente assurde, io vi rendo partecipi, così come quella cosa quando mi capitò il ragno a casa mia, che ancora non l'ho trovato, sicuramente è rimasto lì e ancora è lì. E appunto questo video sarà inutile, ma procedo. Allora, qui abbiamo, a parte un bel po' di carta, vabbè, tanto poi ho anche i fazzoletti proprio aiosa, e poi ho portato una spugnetta proprio per dopo, togliere tutto bene. E infine, come mi avete suggerito voi, lo sgrassatore. E poi infine con la scopa toglierò, oddio che profumo, se potessi lo mangerei da per terra, ma tralasciamo. E toglierò poi con la scopa tutti i pezzettini di vetro che sono esplosi qua in giro. Sembra una strisciata di un'altra cosa. Addio, addio, amici, addio. Bene. Togliamo il grosso con appunto lo Scottex. È una cosa così, non mi era mai capitata, ve lo giuro. Rompere un bicchiere, un piatto. Quello sì, è proprio la prassi della mia vita. Però vi giuro, una Nutella proprio piena a metà. Tra le altre cose, nemmeno quasi finite, quindi dite, ci può stare. E no, io me la volevo mangiare stasera per la scelta di Lorenzo. Uomini e donne, che fai? Non te la mangi la Nutella? No, perché guardate dov'è. Ok, spruzziamo un po' di questo. Questi comunque siete voi, che nel video della morning routine mi avete detto, ma tu non sai pulire? Tu non pulisci mai casa? A parte che ne sapete voi, avete visto solo 6 minuti di video nella weekend, e
edition, appunto, quindi non ne sapete niente. Secondo me questo è il karma. Mi avete mandato qualcosa da pulire proprio a fondo. Quindi cosa c'era di peggio della Nutella? Ok, il disastro è stato annientato. Adesso vado a prendere la scopa perché ci sono un sacco di pezzettini di vetro che sono in giro per tutta la stanza e non vorrei farmi male, ci manca solo quello. Poi a Milano chi ci va? Ecco, vado a Milano dal 6 all'8 per lavoro, però non farò eventi, non farò niente. Se ne becco uno di questi, guardate là, cioè, boh. L'importante è che qui non ci sia più niente. Fortunatamente il problema è stato risolto, vado a prendere la scopa. E vabbè, non è inutile che vi faccia vedere il resto. Ripeto, volevo rendervi partecipi delle mie disgrazie e quando succedono. Vi mando un bacione, fatemi sapere se a voi è successo qualcosa del genere o qualcosa di più grave o anche di meno peggio. Comunque qualche cosa che vi ha lasciato di stucco, insomma. Basta, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!